21 minuti live, 21 minuti per il miglioramento delle performance. Oggi abbiamo con noi una ospite straordinaria, un ingegnere, una persona che non solo occupa una posizione di rilievo all'interno della sua azienda, ma è anche presidente del gruppo design tessile del sistema casa di Confindustria Salerno. Buongiorno Valeria, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori che si sono svegliati prestissimo e ci ascoltano adesso qui in diretta. Allora, Valeria, una domanda semplice e veloce. Chi sei e che cosa fai? Raccontaci un po'. Sì, chi sono? Chi mi conosce, sa che mi occupo di tante cose, e mi è sempre piaciuto, portare quelle che sono le varie passioni di cui mi occupo anche all'interno dell'azienda. La mia azienda è quella alle spalle, quindi Tecla Porte e Finestre, che è stata costruita e concepita, un po' subito durante il periodo universitario, anche dal naming, anche dal nome Tecla, insieme a mio fratello e a mia sorella, anche se è un'azienda figlia di un'azienda padre, quindi diciamo gestita, che ancora oggi c'è già da 40 anni da parte di mio padre, che è la Mexal Progress. Tecla si occupa della realizzazione, della progettazione e della posa in opera di porte, finestre, tutto ciò che riguarda le aperture sia di un'abitazione sia del terziario, quindi anche ciò che è tantissimo discusso in questi ultimi giorni attraverso il super bonus, l'eco bonus del 110%. Quello, a me piace dire appunto che ci occupiamo di aperture perché siamo apertissimi a quello che è il diverso mondo, infatti qui mi ricollego con quelle che sono le diverse passioni. Amiamo molto la trasversalità della nostra progettazione e proprio per questo all'interno della nostra azienda realizziamo tantissimi eventi che sono tecnici, quindi orientati soprattutto al mondo della progettazione, dell'architettura, dell'ingegneria. Abbiamo realizzato eventi tipo Compagnia, che è un'assonanza tra Compagnia e Campania, che è un evento che vede partecipi, tutti, no, tutti vede partecipi quelli che sono tutta la nostra filiera, quindi diciamo dei fornitori e dei formatori, dei servizi che operano all'interno e trasversalmente all'azienda stessa, e tutti i nostri clienti, soprattutto progettisti, quindi diciamo anche con la possibilità di avere crediti formativi per gli ordini professionali. Ma gli eventi sono tanti, abbiamo realizzato e realizziamo eventi di musica classica, ed è bellissimo vedere il nostro scenario, il nostro palcoscenico, perché abbiamo creato anche un piccolo palcoscenico in una delle sedi, quella di Sarno, che si trasforma completamente e diventa quindi un teatro dove è possibile ascoltare della musica classica. Ora realizziamo un grandissimo evento, quello che ci sta veramente molto più a cuore, è quello con i bambini. Quello con i bambini delle scuole elementari, che è un evento che è un po' seguiamo tutto l'anno, perché è la realizzazione di un calendario d'arte che i bambini realizzano, disegnano dopo che abbiamo dato un tema, e quindi noi poi dopo raccogliamo questi disegni dei bambini di tutta Italia. Ci arrivano circa 100, un, 1000 disegni da tutta Italia, ne raccogliamo 24 e ne facciamo un calendario, e alla fine facciamo una grandissima festa con circa 200 bambini, con diversi workshop dove i bambini per tutta una mattinata possono giocare all'interno dell'azienda, proprio con l'idea di avvicinare il bambino al mondo dell'imprenditoria, perché è sempre più difficile che un bambino dica da grande voglio fare l'imprenditore, mentre è molto più facile che dica fare il calciatore, voglio fare, insomma, il dottore, eccetera. Quindi vogliamo fare questo avvicinamento, per me è fondamentale. Molto, molto, molto bello, voglio dire, questo connubio che hai creato, perché va nella direzione di fare quel lavoro di educazione a monte che mette poi le persone nella condizione di poter conoscere e scegliere. Pensa che anche io, sono anni che faccio un'attività nelle scuole dove attraverso il gioco della pallacanestro in quarta e quinta superiore nell'alternanza scuola-lavoro creo un progetto nel quale trasferisco le skill dell'imprenditorialità attraverso il gioco. Così come nelle scuole primarie e secondarie facciamo un lavoro per trasferire quelle che noi riteniamo siano le competenze trasversali che un imprenditore deve avere. Anche perché, come dicevi tu, buone persone saranno degli ottimi imprenditori. Maggiore è il livello di cultura di base che noi riusciamo a trasferire, maggiore saranno anche le possibilità che abbiamo. Che ne pensi?
Certo, assolutamente sì. E sono d'accordissimo che si parte dal bambino, infatti è proprio quelle che sono attività, tantissime attività che facciamo con i bambini. Come presidente del gruppo Design Test del Sistema Casa abbiamo realizzato un altro bel evento con i bambini che si chiama Favolando, quindi un'azienda, l'azienda si presenta ai bambini attraverso un racconto, attraverso una favola. E anche lì è stata una bella esperienza, chiassosa, però una bellissima esperienza nel portare all'interno delle classi l'azienda, però con un racconto, come se fosse Cappuccetto Rosso. Però il nostro Cappuccetto Rosso è il nostro capitano impresa che si racconta all'interno dell'azienda con quelle che sono le tante, perché poi fare impresa effettivamente è una favola, ed è la favola che raccontiamo che realizziamo noi. E abbiamo visto una bellissima partecipazione da parte dei bambini. Poi la mia passione, un'altra grandissima passione che riportiamo anche in Tecla, al di là, diciamo, è ovviamente quella che fa parte del mio percorso di studio, anche diciamo quindi dell'ingegneria, della progettazione, e c'è pool di tecnici all'interno dell'azienda Tecla che fa della progettazione una delle skills più importanti. Infatti è proprio uno dei nostri punti di forza, quello di partire da zero, cioè nella composizione del profilo. Questo può dare sia da una parte dà grandissimi benefici, grandissimi vantaggi anche al cliente, all'architetto, al progettista che si avvicina ai nostri prodotti. Perfetto, perché può essere personalizzato e può essere adattato a tantissime soluzioni. Ci consente poi di avere una conoscenza molto dettagliata di quello che è del prodotto in fisso, perché è stato proprio di nostra progettazione, quindi dalla scelta dei materiali, delle finiture, delle essenze, dalla realizzazione dall'assemblaggio e quindi diciamo dalla possibilità di combinare diversi prodotti tra di loro. E proprio dallo studio di questi prodotti è nato anche il nostro primo brevetto del prodotto TK100, che è un brevetto sull'ecosostenibilità del prodotto, che ci consente di assemblare il prodotto in maniera tale che a fine del ciclo di vita del prodotto stesso è completamente disassemblabile, quindi si può dividere in diverse parti ed è completamente al 100% riciclabile. Quindi una massima attenzione a quello che è all'ambiente, e quindi ricollegandomi sempre ai bambini, una massima attenzione a quello che è appunto il futuro dei nostri bambini, perché diciamo la nostra vita, la nostra speriamo lunga vita, è sicuramente il nostro più grande desiderio, è quello di percorrere in modo migliore nel donare anche la nostra parte lavorativa, durante la nostra parte lavorativa, sia essere di esempio, sia donare un futuro migliore a chi poi dopo ci seguirà. Quindi questo per noi è sicuramente un nostro... Sai una cosa importantissima che lega tutte le nazioni che poi hanno avuto piani di sviluppo è stato quello di investire proprio sulla fascia di ragazzi, il passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza per la costruzione di valori che trasferiscano autonomia, e nella fascia, diciamo, post-adolescenziale che trasferisce competenze. Diciamo in tutto il mondo che sono importanti gli anni che vanno tra i 18 e i 25 anni. Noi in Italia sono importanti gli anni che vanno dai 0 ai 18, ai 18 facciamo la festa e finiamo. Quando in realtà quel livello di competenze e valori che dovremmo riuscire a trasferire anche in ambito scolastico, ma non solo, per esempio con queste iniziative che tu fai, c'è proprio un intreccio, una contaminazione, no, di diverse discipline che mettono questi ragazzi nella condizione di ricostruire delle curiosità, di riavere... io dico sempre che noi abbiamo smesso di sognare. Quando io ero bambino e mi chiedevano che vuoi fare da grande, io dicevo voglio fare lo scienziato. Io volevo essere lo scienziato che costruiva i robot, perché guardavo la televisione ed ero appassionato di quella cosa. Questa curiosità me la sono portata nel tempo. Se chiedi oggi ai bambini che vuoi fare lo youtuber, che va bene anche, l'importante è che capire che per fare lo youtuber bisogna avere un livello di conoscenza e di cultura di base per poter trasferire e fare educazione. Che ne pensi? Sì, assolutamente. Forse quello che dobbiamo essere bravi a trasferire ai bambini, che non è facile. Forse il mondo del digitale, che c'ha tantissimo studio dietro, e noi sappiamo che non è facile, però fa percepire a chi è di fronte, a chi è utente, e chi è ovviamente bambino, quindi è semplice, diciamo, nel suo modo di approcciarsi forse alle cose, che sia tutto più facile e raggiungibile. Noi magari ce lo dovevamo ricercare un po' di più, invece
anche invece non è facile, quindi forse quello che dobbiamo forse più stimolare il bambino, che quello che a cui si approccia anche al mondo dello youtuber è complessissimo, è vastissimo, c'è bisogno di tantissima competenza, di tantissima conoscenza. Forse qualcuno in modo facile ci arriva, però è uno su un milione, quindi dobbiamo invece capire in che modo poter raggiungere quel tipo di livello con le nostre capacità, con le nostre competenze. Questo è fondamentale in ogni campo. Poi diciamocela, tu vieni dal mondo dello sport, anche io ho praticato sport, è bella sudarsela, no? Forse la vittoria con autogol, prendendo un po' un termine calcistico, non è quella che dà più soddisfazione. La vita, cioè, tutti quelli che sono gli obiettivi che si raggiungono nella vita sono belli perché sono sudati. Anzi, forse diciamo, se in alcuni casi ci semplificano delle situazioni, forse a volte non ci piacciono, non proviamo soddisfazione. Diciamo, nel campo dell'imprenditoria, ma un po' tutti, diciamo, in qualsiasi campo, è difficile che ci semplificano le cose. Quindi quando c'è una semplificazione magari ci meravigliamo. C'è un ambiente nel quale siamo stimolati tutti i giorni ad andare sempre una sigilla più alta. Tantissimo, c'è tanto stimolo, e forse questo anche quello di che stiamo vivendo in questo periodo, diciamo, del Covid, sperando di aver superato soprattutto la parte diciamo sanitaria, sperando che effettivamente ci sia una risoluzione dal punto di vista sanitario, però la sfida forte adesso vediamo che dobbiamo vincere, sicuramente ci rende un po', è un grande stimolo, e quindi sicuramente da questo stiamo cercando di prendere le migliori opportunità per fare business, ma tutto per poter vivere, per poter far vivere meglio, diciamo, questo mondo, diciamo, questo periodo storico che ci approcciamo comunque a vivere, e quindi che ci approcciamo comunque ad esserci, no? Perché comunque facciamo parte della storia, e di questo ne siamo sicuramente, l'anno 2000 ricorderà la storia, e noi c'eravamo. Senti, una cosa che mi faceva piacere farti come domanda: tu sei esperta di processi, hai fatto un grandissimo lavoro per l'ottimizzazione, tra l'altro quello che ci hai raccontato è stato anche frutto di una mente curiosa, no? Che ha allargato i confini della conoscenza su diversi ambiti, e forse anche quello ti ha dato la possibilità di trovare innovazione. Secondo te che cos'è innovazione, specialmente poi nella gestione dei processi, e in che modo, dal tuo punto di vista, questa riapertura potrebbe essere ottimizzata secondo questa visione innovativa? Sì, allora, innovazione è sicuramente guardare oltre. Tu prima parlavi della... non ti do il termine ingegneristico, ti dico la mia percezione di innovazione, diciamo, dal punto di vista imprenditoriale. Tu prima ci parlavi, abbiamo forse smesso di sognare, no? Non mi ricordo se l'hai detto in diretta o non in diretta. Sì, no, era prima. Abbiamo smesso di sognare. Io penso che innovare significa guardare oltre, significa sognare, significa sbagliare, significa commettere degli errori, e dall'errore imparare. E sicuramente l'innovazione è tutto ciò che ci sia di processo, ma soprattutto forse in questa fase quello che ci aiuta di più è un'innovazione di significato. Forse anche dei nostri processi e del nostro fare azienda, sicuramente ci permetterà di avere aziende migliori, ci permetterà di avere relazioni migliori all'interno delle stesse aziende e con i nostri partner. Quindi io dove spingere moltissimo, diciamo, in questa fase in questo periodo è proprio nell'innovazione di significato delle nostre aziende. Quindi chiederci il perché si debbano scegliere i nostri prodotti, perché che significato hanno e che potenzialità possono avere per la società in cui stiamo vivendo, e soprattutto in che modo possiamo migliorare quello che è il nostro mondo, che adesso ci chiede una mano, quindi sia l'ambiente, sia la società, in che modo possiamo trasferire fiducia ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che veramente vivono
vivono un periodo di dove forse non stanno scegliendo tanto la loro vita, hanno perso delle direzioni. Quindi io dove punterei tantissimo oggi è su una mozione di significato, quello che noi stiamo facendo fortemente con la nostra azienda, ponendoci diversi altri obiettivi, e questo uno dei tanti, quindi realizzazione di tre nuove linee di prodotto completamente differenti, quindi diciamo concepite in maniera differente sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista proprio di significato estetico e di approccio alla casa, quindi diciamo dal punto di vista ambientale. E quello che stiamo facendo con il Tecla Design Store, che è un punto vendita, che è concepito proprio come uno spazio aperto così come sono tutti i prodotti che vendiamo, che sono delle aperture verso il mondo esterno, uno spazio dedicato all'arte, uno spazio dedicato alla musica, uno spazio dedicato ai ragazzi, uno spazio dedicato al designer, quindi è vicino a quello che è il mondo del conoscere e del sapere a 360 gradi. Un'altra mia grande passione è prima parlavamo di passione che mi ha dato tanto anche dal punto di vista anche per l'azienda, è il vino. Io sono sommelier, ho realizzato il corso sommelier all'interno della nostra azienda, proprio perché non avendo tempo abbiamo fatto il corso con l'AIS di Salerno all'interno dell'azienda, e devo dire che anche questo ha aperto un mondo completamente differente, un approccio anche al cliente. Il sommelier deve trasformare con un coinvolgimento di tutti i sensi qualcosa di personale per renderlo fruibile a terzi, quindi c'è un lavoro dal punto di vista creativo dell'innovazione altissimo, oltre che, come dicevamo prima, una grande conoscenza, perché senza conoscenza non puoi avere innovazione, sei d'accordo? Sì, assolutamente. E effettivamente poi lo sviluppo dei sensi, no? Ti dà anche quella percezione del poter spiegare un prodotto molto tecnologico, così come è l'infisso, a volte anche poco emozionale, in qualcosa di emozionale. E la spiegazione, il dettaglio di una degustazione di un vino attraverso la conoscenza di quelli che sono i sensi, attraverso l'esame visivo, olfattivo e gustativo, aiuta tanto anche nella spiegazione di un prodotto tecnico come può essere quello dell'infisso, per trasferirgli molta emozione, per trasferirgli molta storia di tutto ciò che c'è dietro ad un prodotto tecnologico. Ottimo, tra l'altro tu ti sei occupata e ti occupi anche di sociale con la parte di clown terapia, che è una cosa che secondo me è molto molto bella e che accresce non soltanto diciamo gli altri, ma prevalentemente noi stessi. Ci vuoi raccontare questa esperienza? La cantoterapia è un'altra esperienza bellissima che faccio con il gruppo, con l'associazione Clown Nasi Rossi Clown Therapy di Scafati, con la presidente Francesca Colombo, ed è veramente una bellissima esperienza, negli ospedali sia con i malati oncologici adulti, sia con dei bambini, sia degli anziani, quindi nelle RSA, negli anziani. Che in questo periodo ci sono mancati tantissimo, ci è mancato tantissimo la relazione con il paziente, anche perché ti dà veramente tanto, cioè tutto ciò che ti dà, ti trasferisce il paziente è sempre molto molto di più rispetto a quello che noi possiamo portare all'interno dell'ospedale. Chi ha avuto questa esperienza di stare a contatto con un malato terminale o comunque in una situazione di malattia, questa sviluppa molto questa sensibilità, e anche questo aspetto ti fa dare dei diversi punti di vista, no? Ti fa vedere sempre un punto di vista differente di quello che può essere la realtà, e la loro percezione di realtà anche in questo periodo. E ti fa apprezzare ancora meglio quello che tu hai a disposizione, il concetto proprio del give back, no? Tu ricevi e ridoni in uno scambio più univoco tra le parti, che accresce naturalmente il nostro livello. Sì, assolutamente sì, è un bel mettersi in gioco. Quindi è veramente poi dal mettersi in gioco in diversi campi ti fa crescere tanto, diciamo, come,
come persona. Mi piace tantissimo anche la Vela, l'abbiamo detto tutte, diciamo, stiamo continuando, quindi anche la Vela, diciamo, praticare lo sport velistico ti dà tanto, anche perché lì persone, diciamo, iper programmate, diciamo, io comunque vivo una vita che è piena di con una scansione del tempo svizzera. No, è una scansione del tempo di realizzazione di progetti da portare a termine, eccetera. La Vela ti dà tanta dal punto di vista, diciamo, proprio della gestione dell'imprevisto. Lì devi gestire il tempo, cioè devi gestire sia il tempo, ma soprattutto devi gestire il vento, devi saper gestire il mare, devi saper ascoltare e quindi diventare un tutt'uno con la natura affinché arrivi a casa sana e salva con la Vela, la barca e l'equipaggio. Poi c'è anche un bel significato di equipaggio, perché un micro errore, una micro disattenzione da parte di uno dell'equipaggio, del randista, può causare ritardi nella marcia, diciamo. È proprio in termini di building, il sincronismo nel problem solving individuale, è corretto? Sì, assolutamente. E quindi lì sì, effettivamente hai una risoluzione individuale, diciamo, della tua, in relazione a quello che è il tuo compito che devi portare avanti, però sempre relazionato a quello che è il lavoro di squadra, il lavoro di gruppo. E anche lì, cioè, prendi veramente dei fortissimi esempi e delle bellissime metafore da portare a casa. Sai, osservare il mondo da vari, cioè quella che è la mia idea di vita è quella di poter osservare il mondo da vari punti di vista, e quindi che non siano solamente quello imprenditoriale, non siano solamente quello dell'impresa, che è già tanto, cioè forse utilizzare la parola solo è riduttivo, però che non sia quello imprenditoriale strettamente, ma sia quello trasversale dei diversi mondi, quindi, diciamo, appartenere a questo mondo come osservatore attento per poi poter costruire una micro società come quella dell'impresa all'avanguardia. Ottimo, allora siamo arrivati al termine dei nostri 21 minuti, grazie tanto a Valeria per il tempo che ci ha dedicato, sei stata veramente brava, calorosa, ci hai trasferito tutta la tua passione che è alla base anche dei tuoi grandi successi e ti auguriamo un grande in bocca al lupo. Grazie, grazie Roberto e grazie a tutti per averci ascoltato, buon lavoro, dato che oggi riparte. Sì, auguriamo un buon lavoro a tutti gli italiani, e una buona ripresa, che sia una giornata diversa, un buon inizio davvero, davvero a tutti. Oggi sembra di essere veramente al nostro primo, per molti giorno, al primo esatto. Sì, che poi tra l'altro nella nostra azienda c'è sempre scritto ovunque, mio padre ha scritto, fa che ogni giorno sia il tuo primo giorno, quindi con l'idea, con l'entusiasmo del nostro primo giorno. Esatto. Grazie ancora, grazie. Valeria, e ricordiamo che tutti i lunedì c'è il webinar sul miglioramento delle prestazioni individuali e il mercoledì il webinar sul miglioramento delle prestazioni professionali. Vi auguro una straordinaria giornata e un grande in bocca al lupo. Ciao Valeria. Ciao Roberto.